I marittimi devono essere tutelati. Arriva da Vincenzo Accardo, presidente dell'Associazione Marittimi per il Futuro, un appello a tutti i candidati sindaci ad intervenire presso la sede dell'associazione oggi alle 14:30 per affrontare le problematiche del settore. Sarà presente l'onorevole del Movimento 5 Stelle, Alessandro Caramiello. Questo è un appello fondamentale perché oggi, come ben tanti sanno, che tantissimi lavoratori marittimi del turno generale, la maggior parte, parliamo di 2.000-3.000 persone che lavorano con tutte le società, oggi solo in Campania, il 24 gennaio è uscita una circolare dall'INPS che tutti i lavoratori marittimi assistiti dai medici familiari, che fino a ieri facevano il certificato cartaceo, l'INPS hanno detto e ritenuto che non vanno più bene, ma vogliono i certificati online, trasmessi online, dove i medici di famiglia hanno detto che non è loro di competenza perché hanno una sentenza al tribunale di Roma a TAR e stanno aspettando la sentenza, dove il SASN, il direttore generale, il dottor Sazzan, hanno detto che non è più competenza loro e dove che l'INPS dice a noi non ce ne frega e vogliamo tutti i certificati telematici e da oggi in poi questi lavoratori marittimi che è il cartaceo non vengono pagati. In tutto questo silenzio dal 24 gennaio a oggi ci sono state delle varie lettere e comunicati dei sindacati dove è stato fatto anche un presidio alla prefettura di Napoli, ma ancora oggi nessuno sa niente. Oggi pomeriggio ci sarà l'onorevole Caramiello Alessandro, un onorevole del Movimento 5 Stelle. Voglio ben ribadire, noi non siamo né un colore politico, non ci dobbiamo mettere candidati, non facciamo sponsorizzazione politica a nessuno. Ma in questo momento di particolare che hanno fatto un'interrogazione parlamentare, invito al sindaco che dovrebbero fare qui a Torre della Greca, che è stato cercato tantissimo delle campagne elettorali, vi invito oggi alle 2:30. Il marittimo e mezzo chi lo deve tutelare? Allora oggi alle 2:30 vi aspetto tutti quanti qua, vi aspetto qui alla nostra associazione, vi faccio dire la vostra e ascoltare quelle che hanno da dire tutti questi lavoratori. Malato oncologico, abbandonate se stessi, poi vi spiegherò, si parlerà di tante cose nel settore del mare. Vi aspetto oggi pomeriggio alle 2:30 e pubblicate e fate girare urgentemente questo video che tutti quanti devono vedere e ascoltare oggi pomeriggio quello che succederà e quello che si deciderà, perché ognuno si deve assumere la loro responsabilità.